Alla vigilia del match la classifica non sorride per nessuna delle due formazioni. Squadre distanziate di una sola lunghezza, con i padroni di casa che stazionano al quart'ultimo posto con 8 punti contro i 7 della Marignanese Cattolica 1923. Tra i giallorossi debutta tra i pali classe 98 ex Genova Faccioli. Debutto dal primo minuto invece per l'ex Forlì Pollini, che in giallorosso aveva già esordito 7 giorni prima al Calbi. Dopo 27 minuti avari di emozioni, la gara viene sbloccata da un calcio piazzato battuto da Merlonghi. L'attaccante beffa Giannelli sul palo alla propria destra, trovando dopo San Mauro il secondo sigillo di stagione. Rivediamo i replay a cura di Giacomo Alpini. Esultanza meritata per un giocatore ritornato in giallorosso proprio in questa stagione, dopo una breve parentesi in terra toscana. La replica del Sasso Marconi perviene da un alto calcio piazzato battuto da Testoni. Faccioli si presenta così ai nuovi tifosi. Ma non da meno vuole essere il collega Giannelli, quando 7 minuti più tardi lo scambio Merlonghi-Rizzitelli porta a tiro quest'ultimo, con l'estremo di casa costretto a rifugiarsi in corner. Dalla bandierina la Marignanese Cattolica trova il raddoppio. Prima del colpo di testa vincente a cura di Palazzi, però il direttore di gara segnala un fallo, ma i giallorossi proseguono nell'intento di chiudere i giochi, e quando Biaic al minuto 42 innesca la corrente Garavini, tra gloria e realtà c'è di mezzo il portiere Giannelli. Squadra a riposo sullo 0-1. Nella ripresa vedi la Marignanese Cattolica che insegue in maniera determinata il proprio sogno, quello della vittoria. Gli uomini di Lilli arrivano prima sul pallone e mettono in campo la cattiveria giusta, l'aggressività che spinge Biaic ad entrare in terra di nessuno. In mezzo a una serva di gambe, Garavini e Mannuzzi vengono stoppati. Merlonghi rimane fermo guardando proprio il movimento di Garavini, che si rialza nell'immediato trovando il tapis vincente per il 2-0 ospite. Per capire l'azione, quanto sia voluta da parte degli uomini di Lilli, occorre vedere il replay, che per l'appunto si conclude con la marcatura del numero 23 giallorosso, quando siamo solo al minuto 2 della ripresa. E quando l'eroe del match con lentigione realizza l'ennesimo senso del posizionamento all'interno del match, alias Biaic, ecco il traversone per la volée di Garavini. Il numero 23 si ripete nel gol e nell'esultanza, trovando la sua personale doppietta. Ora sì, lo 0-3 è concreto. Mai come in questa partita, nell'arco della stagione, prendendo spunto da una battuta ai tifosi giallorossi durante la telecronaca odierna, la Marignanese aveva confezionato 3 marcature in una partita. Qualcuno getta acqua sul fuoco dicendo che i ragazzi di Lilli hanno voluto preservarli per centrare i momenti giusto, ma attenzione a dirlo, perché nel momento di gloria, nell'unica disattenzione difensiva, Minutolo di testa riapre i giochi trovando la rete del momentaneo 1-3. I padroni di casa si affacciano nuovamente dalle parti di Faccioli, direttamente da calcio piazzato, ma la sfera è distante dal bersaglio, mentre dall'altra parte Merlonghi sfiori poker, anzi fa gridare a gol quando Giannelli, con l'intervento goffo, rischia di farsi del male da solo, ma i riflessi lo aiutano per evitare tempestivamente la gaffa, anticipando anche la corrente Rizzitelli. Nel finale Biaic in corsa si scontra con Baietti, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per fischiare il penalty. Il replay ci aiuta a capire meglio la situazione da gioco. Termina qui una gara che rilancia la Marignanese Cattolica in classifica, 10 punti raccolti, decisamente meno di quanto espresso in campo, ma un sorriso si trova. Dopo la seconda vittoria ottenuta in stagione, ora spazio la prima al Calbi, e domenica a domicilio arriva a suonare al campanello niente poco di meno che il Prato.